Sono è alto, più alto di me. Là, sì, ci sono stato due volte, però non ero a Sirona. Anche noi eseguiamo degli ordini. Maggiore, accogliere, per esempio. E i nostri ordini vengono da molto più in alto che i vostri. Era un modo per misurare il tempo che doveva trascorrere in pace e in letizia. Ma dopo, mi pare che l'antichi c'è uno scasso. Sorry! A cosa servono queste casse? Perché avete portato queste casse? Non ho fatto in tempo a raccontarvi tutto, ma quelli, il tenente e il maggiore, sembrano dei cani seguci, diffidenti, senza emozioni. Non si riesce mai a capire che cosa gli passi per la testa. Allora, questa guerra è un martirio. In un certo senso, Antonietta mia, diverso da quello di Agata, ma anche questa guerra è un martirio. Ma Agata resisteva perché la sua mente era saldamente fondata in Cristo. Noi che disprezziamo la servitù di Cristo e veneriamo gli dèi, non abbiamo libertà? Vi sembra libertà la vostra e invece è schiavitù. Se sono i veri dèi, è bello augurarti che la tua vita sia tale quale la loro. Quinziano ti ha causato gravi tormenti e poiché ti ha torturato e fatto strappare il seno, simbolo di maternità, la sua fecondità gli è stata mutata in fiele. Quinziano allora, impaurito dal terremoto e dalla sommossa, comandò che Agata fosse portata di nuovo in carcere, mentre lui si dava alla fuga da un'uscita segreta! Signore, ti prego, accogli ora il mio spirito, perché è venuto il tempo che io lasci questo mondo. Udendo ciò, il popolo devoto si radunò, portò via il corpo di Agata e lo depose in un sepolcro. È come un fiume ardente così, in fuoco impetuoso, sciogliendo e pietra e terra, veniva contro la città di Catania! Contro la città di Catania! Ho visto diversi spettacoli di Sant'Agata, ce ne sono tanti altri. Ma di questo voglio sottolineare, credo che sia uno degli spettacoli più belli, più efficaci, e grazie per il messaggio che ci avete dato e per la vostra presenza. Grazie a voi.